gentile pubblico di Sketch, ben ritrovati. Puntata questa veramente ricca di immagini, l'abbiamo detto la settimana scorsa, per cui sicuramente dobbiamo agevolare quelli che sono i servizi. Il primo di questi è il Triathlon Santini, una bellissima gara, e come spesso si conviene e succede, sono località molto turistiche, quindi ben apprezzate non soltanto dal pubblico sportivo, ma anche al pubblico che ci segue da casa. Poi ritorneremo in studio e vi racconteremo un po' questa puntata atipica, ma soprattutto con i tanti e tanti servizi che la contraddistinguono. Ecco il primo servizio. Terzo Memorial Francesco Coratti, anche questa è una gara che ci arriva da Roma, juniores. Tante volte abbiamo detto che le gare ci sono sia al centro che al sud, forse bisognerebbe fare in modo da riproporle maggiormente al vasto pubblico, come stiamo facendo già da qualche tempo. Organizzazioni veramente importanti, quindi il brand del ciclismo anche al sud e al centro, insomma, spesso ci fa brillare gli occhi. E poi dopo raccontiamo anche luoghi importanti, luoghi bellissimi, come quelli di Roma e non soltanto. Questa è una gara juniores, oltre 100 gli atleti, il servizio è di Christian Bon. Do you ever feel a breaking down? Do you ever feel out of place? Quest'anno abbiamo superato tutto. Bella organizzazione, tramite mio figlio ha fatto cose in grande. Sono contentissimo. Speriamo che continuiamo per parecchi anni. Ultimi
ultimi attimi prima del via della terza edizione del Memorial Francesco Coratti e Santaroni, terzo trofeo barra scacco, gara riservata alla categoria juniores ed organizzata dal team Coratti, che si disputa presso la borgata Finocchio alla periferia di Roma. Saranno 18 le squadre al via per un totale di 101 partenti che si affronteranno sul tracciato davvero interessante disegnato da Simone Coratti e i suoi collaboratori. Il percorso prevede un primo circuito breve di 12 km da ripetere 6 volte, che porta fuori dalla Casilina in direzione Prenestina per poi rientrare in direzione del traguardo. E un circuito finale di 26 km con la salita verso Fontana Candida, Monte Porzio Catone e Monte Compatri per poi affrontare proprio il GPM e la finale nella Casilina verso la carrozzeria Coratti, dove è posto l'arrivo. Intanto con la nostra sintesi siamo all'ultimo giro. Il gruppo ha ripreso la fuga che vedeva protagonisti i 18 atleti ed è rimasto solo al comando Simone Innocenti. Eccolo qua il velocista del team Franco Ballerini Primigi Store, pedalare in testa alla corsa in solitaria, non sembra per il momento crederci molto anche lui, non è facile quindi per lui da solo sicuramente chiudere nei confronti e mantenere il vantaggio, scusate, nei confronti del gruppo che a questo punto nel giro finale di 28 km andrà a ricucire con importante velocità in questo finale. Transitiamo proprio anche con il gruppo sotto il traguardo e a questo punto inizia l'ultimo giro per quanto riguarda questo Memorial Francesco Coratti Enzo Santaroni, terzo trofeo barra scacco. Lasciamo sfilare il gruppo, siamo davvero nelle battute calde di questa manifestazione organizzata dal team Coratti. Stiamo vivendo il momento decisivo della corsa in testa Bruno Aslani, il campione regionale umbro dell'Unione Ciclistica Foligno, insieme a lui Matteo Prata del team Coratti GM Europa Vini, la società che organizza questa terza edizione del Memorial Francesco Coratti Enzo Santaroni, terzo trofeo barra scacco. Intanto Simone Coratti incita il proprio atleta in questa fase, infatti sta raschiando tutte le energie possibili. Prata, che adesso sembra un po' in difficoltà, insiste infatti nella propria azione, perché davanti Bruno Aslani ha guadagnato qualche metro, si alza sui pedali Prata per cercare di ricucire nei confronti di Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno. Adesso pochi metri di svantaggio per Prata nei confronti del campione regionale umbro, la strada qui diventa un po' più agevole, quindi la possibilità per il ragazzo del team Coratti di rientrare, ma attenzione perché dietro sta rientrando con una bella azione Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, è lui che si porta intanto su Prata, quindi due gli uomini all'inseguimento di Aslani, e questo può essere un bel treno anche per Prata, perché Quartucci sta viaggiando molto forte, ormai ha messo nel mirino anche Aslani, quindi l'opportunità per Prata di rientrare sulla testa della corsa grazie alla spinta, alle energie fresche di Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, che adesso ha messo nel mirino Bruno Aslani, intanto seguiti anche dal cambio ruota, i tre uomini al comando che si stanno per ricompattare. Stiamo per entrare in rettilineo di arrivo, Quartucci è in testa, siamo ormai ai 300 metri, controlla ancora il corridore della Gubbio Ciclismo Mocaiana, sta per partire la volata, la strada tende leggermente a salire, eccoci dalle telecamere fisse, Quartucci ancora in prima ruota,
parte lungo Prata, che però è decisamente a corto di energie, invece prende la volata in testa Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana, che si volta a controllare la posizione di Aslani. Niente da fare per tutti gli altri, la vittoria va a Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana davanti a Bruno Aslani dell'Unione Ciclistica Foligno. Terzo è un bravissimo e caparbio inesauribile Matteo Prata del team Coratti GM Europa Vini. Arriva anche Matteo Alesiani della Stipa Fonte Collina in quarta posizione, quindi quinto è Luigi Acampola della Vini Fantini Nippo, quindi Francesco Pirro, Nicolò Pencedano, Mauro Giustino, Yuri Passa e Francesco Giordano, questi primi 10 classificati della terza edizione del Memorial Francesco Coratti Santaroni, terzo trofeo barra scacco che ha visto la vittoria, lo vediamo anche nel replay, di Lorenzo Quartucci della Gubbio Ciclismo Mocaiana. Sull'ultima salita a un chilometro dal GPM sono rientrato a Slani e Prata, mi sembra, che andavano su molto forte, sono riuscito a vincere il Gran Premio della Montagna, siamo scesi, siamo andati d'accordo su tutto il falso piano, diciamo, fino all'arrivo, poi a 100 metri ho lanciato la volata davanti e sono riuscito a vincere. Buju è un nuovo marchio che rappresenta un nuovo modo di fare abbigliamento e di vestire. Tutti i capi e gli accessori sono realizzati interamente a mano e in Italia, dal disegno al capo finito. Capi casual chic, unici cool e comodi fashion. Scegli la qualità, vesti Buju. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Continua la partnership con la Silca Ultra Light, con questo triathlon veramente bellissimo, con il commento di Ilenia Lazzaro, che oggi non è in studio proprio perché ha dovuto veramente fare gli straordinari. Insomma, anche questa è una collaborazione che continua e spesso anche qua andiamo a vedere dei posti veramente importanti, come quelli che vi faremo vedere da qui a 2 settimane con la Varone. Insomma, il triathlon ben si presta per zone turistiche e lo sport, soprattutto il ciclismo, spesso le sa raccontare meglio di ogni altra disciplina. Quindi il servizio è di Ilenia Lazzaro e insomma divertitevi perché veramente questo è un servizio adrenalinico. Con le immagini siamo a Farra dal Pago, che ha ospitato lo scorso weekend i campionati italiani di triathlon cross, disciplina molto affascinante che unisce il nuoto in acque libere, la mountain bike e il trail running. Diciamo una delle discipline
anche più dure del triathlon. Il sorriso di Matilde Bolzan, la ragazza che alterna il ciclocross d'inverno appunto con il triathlon d'estate, lei che tra l'altro sarà azzurra ai prossimi campionati europei in Romania di triathlon cross. Quasi 180 gli atleti al via tra uomini e donne, categoria sia assoluta che age group, vale a dire titoli in palio anche per le categorie amatoriali. Un chilometro di nuoto diviso in due giri da 500 metri nel bellissimo lago di Santa Croce, una delle perle tra l'altro del bellunese della zona di Farra dal Pago, per questa organizzazione della Silca Ultralight. Partite anche le donne, una circa 25 le atlete al via al femminile. Tra gli uomini vediamo che subito gli atleti di casa, vale a dire Pagotto e Spinazzè, stanno cercando di avvantaggiarsi e di spingere molto bene a nuoto, visto e considerando appunto che non sono molto affini al mountain bike, per loro infatti è la prima esperienza. Prima esperienza anche per Carlotta Missaglia, l'atleta del PPR Team, fortissima nei triathlon con la bici da strada, cerca di forzare anche lei per cercare di avere un po' di margine all'uscita dal nuoto. Escono però i primi uomini con Ballerini, Pagotto, Spinazzè e Casadei. Deve inseguire il campione uscente Marcello Ugazio. Intanto abbiamo anche Emanuele Auru, che non sappiamo se è parente di Fabio, comunque scuola sarda anche nel mountain bike e nel triathlon cross, sempre molto attiva. Carlotta Missaglia entra in zona cambio per prima, seguita da Marica Romano. Dicevamo Ugazio che ha dovuto recuperare una cinquantina di secondi dal gruppetto capitanato appunto da Alberto Casadei e da Spinazzè. Ugazio che ha sempre forzato tantissimo nella prova in bici, due giri per un totale di 22 km circa, quasi 600 metri di dislivello in totale su e giù per Puos dal Pago. Peccato che una frana abbia modificato il percorso proprio nelle giorni precedenti la gara, è diventata una gara veramente molto molto veloce. Ugazio è riuscito a cambiare con un buon margine di vantaggio e dietro ci sono loro, vale a dire Spinazzè e Casadei, Federico Spinazzè con Alberto Casadei, portacolori delle Fiamme Oro, ad inseguire l'atleta Marcello Ugazio, Atletica Bellinzago, campione uscente tra l'altro. Marco Panzavolta, Padova Nuoto, intanto cambia, lui che fa della mountain bike la sua frazione preferita, e questa il forcing di Marcello Ugazio che sta andando veramente come un treno, dietro nulla hanno potuto né Federico Spinazzè né Alberto Casadei. Tra le donne, Manuela Peroncini, Eleonora Peroncini, scusate, è riuscita a recuperare il suo gap nella prova di mountain bike ed ha un discreto margine di vantaggio nei confronti di tutte le altre. L'arrivo, eccolo, trionfale di Marcello Ugazio, 1:27:47, veramente una gara tutta per questo atleta. In seconda posizione Federico Spinazzè della Silca Ultralight, società organizzatrice. Quindi il podio è completato da Alberto Casadei, che tra l'altro si è sposato da poco e a cui facciamo tantissimi auguri. In quarta posizione Filippo Galli, quindi quinto l'inossidabile Massimo Cigana, l'ex professionista su strada. Eleonora Peroncini, Cus Parma, va a vincere in 1:43:52 la prova donne. Bianca Morvillo, Los Tigres, in seconda posizione. In terza Sara Tavecchio, quindi Marica Romano in quarta e la Matilde Bolzan, proprio lei che alterna il ciclocross con la mountain bike e il triathlon, in quinta posizione. Tra l'altro percorso molto difficile, il trail running finale di 6 km, perché alternava sia le salite che dei tratti appunto vicino alla spiaggia. Con il sorriso di Marcello Ugazio, nuovo campione italiano assoluto, ricordiamo anche i campioni italiani di categoria: Aru, Ridolfi, Davite, Barardini, Guidelli, Giacomelli, Donati, Nannini, Bettoni e Pittoni per quanto riguarda gli uomini. Con il sorriso anche di Leonora Peroncini, ricordiamo le donne: Francesca Ravazzolo, Magliano, Cenni, Silei, Sambo, Savoran e Iabichella. Questi protagonisti da Farra di Alpago, via con le interviste di giornata.
Siamo stati a Sarcedo, in provincia di Vicenza. Questo è il secondo Memorial Valeria Cappellotto. Beh, insomma, tenetevi forti, fatevi brillare gli occhi, perché già soltanto la mise en place, l'arrivo al centro, nel centro di Sarcedo, è stato qualcosa di strepitoso. Bene, l'organizzazione degli amici di Valeria, ma soprattutto Alessandra Cappellotto, che è stata ospite con noi in studio tante volte, la quale veramente ha messo anima e corpo perché questa gara andasse in onda. Pensate, numeri da capogiro, 188 le iscritte, una gara open, sia elite che under che anche junior, ma soprattutto veramente una grande folla, la folla che a me piace, la folla che si sa raccontare, e soprattutto positivo per quello che è il panorama delle donne. Questa poteva essere veramente una tappa del Giro d'Italia. Insomma, grazie ad Alessandra Cappellotto, che ci fa ricordare sua sorella, una figura sportiva non soltanto, ma soprattutto anche una mamma di famiglia, e vedremo anche con commozione i tre figlioli che danno il via insieme al marito della Valeria, proprio il via a questo secondo Memorial. Noi ci siamo divertiti veramente tanto e speriamo che continui veramente questa gara, perché è una gara veramente importante, una gara di quelle, insomma, di serie A, e ci fa piacere poterle raccontare. Immagini che ci giungono da Sarcedo, in provincia di Vicenza, per questo secondo Memorial Valeria Cappellotto. Vediamo questa immagine bellissima proprio nella via dove lei aveva la residenza, molto commovente anche come partenza, perché vedremo tra poco i figli, adesso vediamo la sorella e il marito di questa giovane donna, che è stata un'atleta veramente di grande pregio, ma soprattutto una mamma meravigliosa. E oggi il mondo del ciclismo la vuole ricordare come si deve, dall'alto, con la preghiera di pensare e soprattutto di credere che lei possa essere felice e contenta di questa giornata a lei dedicata. Certo, è una gara questa molto importante, sì, certo, campionato regionale, ma dai caratteri esattamente opposti, vale a dire una gara che potrebbe avere il disegno della gara internazionale. Tutto è pronto per il via, oltre 180 le partenti tra elite e under e junior, così si fa per andare a circunnavigare tutta questa frazione di Sarcedo, dove vengono impegnati altri comuni. Tanta gente, la vediamo tra poco assiepata, ma tante atlete. Veramente una giornata di festa, di ricordo, di memoria, ma soprattutto una opportunità che si dà a queste ragazze per poter esprimere, per poter comunque garantire il loro diritto allo sport e alla passione che, come si sa, è nel DNA di ogni atleta che pratica ciclismo. Tante le squadre al via. Abbiamo il team Breganze, la Racconigi Cycle Team, la Trecolli Chiro, la Bepa e la Bepink. Poi abbiamo la Valle Seriana, Euro Target, abbiamo anche la Bike Cadorago, la Valcar, Team Lady Zuliani, la Conscio Pedale del Sile, una rappresentativa della Svizzera, e intanto vediamo i particolari. Diciamo che non serve neanche commentare queste gare, si commentano da soli dalle riprese magistralmente create da Gianni Dal Santo e Alessandra Gazzola, che ci regalano questi momenti, un circuito, lo vediamo, ripresa dall'alto questa, che ci ben identifica la massa di atlete che partecipano a questo secondo Memorial. Ancora con il 183, intanto andiamo nei particolari, abbiamo visto proprio l'atleta della Stana, ancora Pirrone Elena della Mendelspec. Tanti tentativi di fuga in questi circuiti, ricordiamo che poi alla fine saranno tre giri dove vedranno il passo costa con pendenze veramente importanti, pendenze che farebbero la differenza anche tra i professionisti maschili. Ma qua oggi raccontiamo una gara che, oltre ad avere la, diciamo così, la caratterizzazione femminile, ha un carattere in sé molto importante a livello professionistico. Qua abbiamo il gota delle donne, ricordiamo soltanto in pista nei recenti europei, oro Elisa Balsamo con l'Omnium, l'argento a Martina Fidanza nei Kering, l'oro a Letizia Paternostra, presente anche qua Chiara Consonni, Letizia
Paternoster nell'oro nella Madison, Elisa Balsamo e Rachele Barbieri bronzo nell'americana Under 23. Quindi abbiamo qua il massimo di quello che si può trovare nella vita per quanto riguarda il mondo e il panorama femminile, che ci hanno regalato 10 ori, un argento, 3 bronzi, mettendoci nella vetta più alta di tutte le nazioni europee. Dovrebbe far riflettere questo, perché vuol dire che le donne portano in alto la pista, pista che in Italia è stata trascurata, dove loro riescono comunque con la loro magistrale grinta a trovare dei momenti in cui far brillare gli occhi e far innalzare l'inno di Mameli. Ancora tante fughe, è una gara questa cattiva dai tanti risvolti, con percorsi veramente, diciamo così, difficoltosi, curve contro curve, tanti rilanci, per poi dopo pensare anche a un'eventuale fuga da lontano. Vediamo che qua i, diciamo, le fughe, gli scatti, i controscatti sono quasi all'ordine del giorno di ogni giro. Qua vediamo in seconda posizione Sofia Bertizzone, la quale vuole replicare la vittoria dello scorso anno. Ma non soltanto, queste sono atlete veramente a tutto tondo, hanno fatto brillare gli occhi al Giro d'Italia appena trascorso, e quindi qua veramente il gota del ciclismo femminile importante era tutto presente in questo secondo Memorial. Valeria Cappellotto, una nota positiva, e anche tutto l'ambaradan, tutto il sistema con Franceschetto direttore di corsa, ma soprattutto anche con le macchine al seguito, anche questo è un plauso, perché vuol dire che comunque la ricerca di questi personaggi come Franceschetto, che ha messo veramente a disposizione tutto il suo brand per poter dare un contributo importante professionale alle gare, e quindi questo mancava, oggi lui lo ha coperto ed è giusto che abbia il successo che sta avendo. Ancora una Sofia Bertizzola che non fa andare fuori nessuna fuga, evidentemente lei è come la maglia gialla del Tour de France, è molto attenta, questo è un carattere, vuol dire essere cavalli di razza, sapendo che la tua possibile, diciamo così, rivale potrebbe vincere, quindi se scattano loro sanno bene, vanno a rintuzzare le fughe, vuol dire avere tanto birra nei muscoli, tanta tecnica e tanta attenzione, vuol dire essere sempre nel pezzo, vuol dire essere sempre in gara. Bravissima la Sofia Bertizzolo, ma non soltanto, ma qua abbiamo veramente tante vedette, anche la Katia Ragusa, tra poco la vedremo, anche la Cauz, che è lì, che dà una bella trenata per cercare di risolvere il gap che la vede leggermente attardata, ma tra poco vediamo anche lei in condizione, potrà farci brillare gli occhi. Noi l'aspettiamo sicuramente al trofeo Triveneto e non soltanto al Mastercross di Ciclocross, perché lei è un interprete e sicuramente saprà farsi valere. Intanto la vediamo anche molto bene in bicicletta, la vediamo in questo momento la sua pedalata, siamo contenti di poter proclamare e decantare la forza di questa ragazza, che dopo un periodo, diciamo così, un po' grigio, è ritornata in sella alla bicicletta, ed è un anno adesso di grandi sacrifici per lei che l'ha riportata in sella ad altissimi livelli. Questa non è una fuga per caso, è una fuga cercata, è una fuga voluta, e quindi bisogna avere anche gambe. Complimenti alla Francesca Cauz, noi come tutti cerchiamo sempre di capire esattamente i sacrifici. Leonardi, padre interessato, perché la sua figliola qui corre e qui cerca di fare bella figura, ma ancora tante sono, diciamo così, le peculiarità di questa gara, tante sono non soltanto le peculiarità delle atlete, ma anche dell'organizzazione, con veramente una task force incredibile, con addetti della protezione civile e volontari che presidiavano tutti gli incroci, creando quella sicurezza importante che non sempre si può assaporare e vedere. Ancora una bella pedalata, la vediamo lì, Cauz Francesca, che sta cercando di andare a dominare e cercare di vincere il Gran Premio della Montagna, ma da lì a poco viene riassorbita la sua fuga, e questo è segnale di preoccupazione da parte del gruppo, che dà e conferisce alla Cauz una certa forza. Questo è il Gran Premio della Montagna, vediamo che se lo aggiudica in questo momento proprio la Katia Ragusa, e quindi
una discesa. Intanto vediamo anche tra le prime file la rappresentativa della Svizzera, quindi per quello diciamo dai contorni internazionali questa gara, oggi campionato regionale, intanto, cioè voglio dire tanta roba, ancora una bella pedalata e una bella insomma cercata di fuga, come si dice in gergo, insomma qua vediamo la 138 ed è la Giorgia Fraiegali della Guffredi Bianchi che cerca di involarsi, ma certo che comunque il gruppo è lì sornione e non si lascia sorprendere. Queste sono le battute finali che vedranno le interpreti tra poco, chissà, in volata compatta non si sa, qua intanto sta andando bene la rappresentativa svizzera, vediamo la Lotizzaite Silvia della Baiano Fondrieste, e qua l'ultimo Gran Premio della montagna, poi picchiata velocissima verso l'arrivo, intanto una mera e si cerca di trovare la fuga di giornata con il dorsale numero 90 e proprio Beatrice Rossato della Top Girl Fassa Bortolo, bella la pedalata e soprattutto bella l'immagine, pare un drone che prende dall'alto, insomma non è per dire che Screcce esporta brand importanti, però bisogna pure anche riconoscere che dopo 40 anni di onesto lavoro i nostri operatori, in questo caso Gianni Del Santo, insomma sanno fare il mestiere, perché questo è, vuol dire insomma brand, vuol dire è comunque esportare una professionalità, come prima abbiamo raccontato con le macchine al seguito, il direttore di corsa Franceschetto, che ha comunque investito molto del suo tempo, della sua volontà per cercare di dare e garantire, diciamo così, fashion, importanza alle gare, è giusto anche riconoscere i nostri operatori. Con il dorsale numero 132 abbiamo visto la Ceoloni Anna della Michela Fanini, anche questa ricordiamo una ragazza scomparsa, e papà Fanini spesso organizza gare a sua memoria, quando lo fanno i genitori, i parenti stretti, noi ci vediamo molto d'accordo. E qua siamo quasi nei pressi dell'arrivo, fasi veramente conclusive, non si fa sorprendere, adesso vediamo Sofia Bertizzolo da buona pista va ad aggiudicarsi questo secondo Memorial, Valeria Cappellotto su Stricker, Anna Zita, Quagliotto Nadia, Lato Zaite, Silvia, Balducci, Michela, Martinez, Bibiana, Nanni Giulia, Sofustinova, Natalia e Ragusa Katia al decimo posto. Bellissima questa gara e soprattutto bellissima cornice, bravi agli organizzatori e soprattutto grandissima Alessandra Cappellotto, che oggi ci ha fatto rivivere veramente un momento importante, una pagina assolutamente imprescindibile dal ciclismo femminile. Sofia, bellissima vittoria, un caldo esagerato e un percorso cattivo, però insomma le donne fanno sempre vedere che non ha marcia in più. Sì, beh, è un percorso impegnativo, soprattutto se si pensa che sarebbe dedicata alle gare alla categoria juniors, questo quindi è molto nervoso, infatti penso che nel primo gruppetto ne siano arrivate veramente poche. D'altronde anche noi ci adattiamo, avendo un calendario molto spoglio, a fare queste gare per tenere il ritmo gara, e sono contenta di aver vinto oggi, soprattutto per Valeria, che è una paladina del nostro ciclismo rosa insieme ad Alessandra. Abbiamo ancora tanta strada da fare, però loro ci hanno aperto le strade in un modo veramente coraggioso. Sofia Beggin, vieni qua, tu non puoi scappare. Sai che tu manchi tanto al mondo delle ruote grasse, oramai si sa. Manchi anche alla pista, dove abbiamo visto anche grandi numeri e grandi successi. Insomma, quest'anno cosa farai d'inverno? Ti fermerai o ci darai un po' di gioia vedendoti sulle strade del ciclocross? Beh, a dirlo col cuore, a me manca tantissimo il ciclocross, infatti sicuramente magari una o due o tre gare le faccio, perché alla fine secondo me è una specialità che ti aiuta molto, soprattutto nel ritmo, e io lo consiglio vivamente comunque alle categorie giovanili. Dopo purtroppo bisogna fare delle scelte nella vita e la bici da strada te ne chiede molto, ma veramente molto di tempo e dedizione, però insomma alla fine il cuore resta sempre lì e insomma cerchiamo magari in un futuro di tornare, ecco. Alessandra, da come andavi in bicicletta si vede che sei una che lavora e oggi ti sei fatta un mazzo tanto, però voglio dire, oggi è una giornata splendida, una bella vittoria, ma una gara ineccepibile, un'organizzazione veramente di primo ordine.
L'organizzazione è spettacolare, devo ringraziare Federico Zattera e tutta la sua squadra e tutti i volontari, la protezione civile, tutte le persone di Salcedo che si sono veramente date da fare e rimaste sulle strade per far sì che questa manifestazione riesca al meglio. E poi la gara bellissima, una vincitrice poi la stessa dello scorso anno, della Stan, una campionessa, una ragazza prestigiosa, ragazze da tutta Europa che sono venute a partecipare, quindi ho lavorato molto, però è andato tutto bene, insomma. Qual è il sentimento che tu oggi stai sentendo nel tuo cuore ricordando tua sorella, questa figura che un po' come ha detto anche la Sofia Beijing, siete state le muse ispiratrici di oggi loro che stanno correndo, che cosa provi, cosa ricordi maggiormente? A parte la grande ciclista che lei è stata, era mia sorella e ovviamente è tutto il giorno che cerco di non commuovermi, ma un po' insomma il pensiero c'è, cioè io sono sicura che lei ci guarda con gioia, perché vedo che i suoi tre bambini erano felicissimi, hanno partecipato nell'organizzazione, il piccolino suonava la campana all'ultimo giro e credo anche loro, per loro sia un modo per riavvicinarsi alla mamma e per ritrovarla in ogni sguardo di ogni atleta che oggi è presente qui. Insomma, seminatrice oggi Mara, una bella giornata di festa, anche tu in qualche maniera hai compartecipato con l'Alessandra Cappellotto, ma anche te, stiamo lanciando l'evento di settembre, oramai è qua. Nova Bike ormai si avvicina ad Alessandra, tutti sanno che siamo noi più che amiche, lei viene da me, io vengo da lei, è anche un'occasione per vederci tutti. La prossima occasione è il 10 di settembre a Nova Bike alle Bandie, che c'è il meeting provinciale dei bambini e dei giovanissimi, e una pedalata per chi non è tesserato e che vuole partecipare e fare festa con noi, che è sulla sicurezza. Sofia Beijing, adesso l'abbiamo intervistata, ha detto che la vostra generazione siete state delle muse ispiratrici per loro che oggi corrono. Insomma, è un impegno, è anche gravoso da parte vostra, ma oggi siete ancora un modello. Dobbiamo dire che le ragazze di adesso italiane sono fortissime, basta vedere la Paternoster che sta vincendo tutto nella pista. Noi eravamo poche a livello nazionale e quindi diventavamo un puntino minuscolo a livello mondiale. Abbiamo un po' rotto il ghiaccio con la Maria, abbiamo imparato Canis, che ci siamo fatte conoscere. Abbiamo aperto la strada e vedo che si sta allargando bene per le nostre azzurre che sono sempre sul podio. Appuntamento 8, 9, 10 di settembre, Nova Bike. Nova Bike alle Bandie, mare, sole e divertimento. Vi aspetto tutti, grazie. Grandi eventi sportivi. Nuovi percorsi mountain bike. Salite da mito. Bike park. Sali in quota. alpecimbrabike.it
prossimo servizio arriva da Caserta, quindi Caserta vuol dire Santa Maria Capua Vetere, Capua, insomma, posti meravigliosi. Questa è una gara regionale per cicloamatori che strizzano l'occhio ai giovanissimi, tant'è vero che in questo servizio targato Christian Bon, insomma, vedrete tantissimi, tantissimi giovani. Ecco, l'abbiamo sempre detto, quando i cicloamatori, quando le gare, insomma, o le gran fondo, come in questo caso il campionato regionale, hanno quella pil che servono proprio per aiutare il vivaio. E quindi ben volentieri mandiamo in onda questo servizio di Christian Bon. Ci sono gare che hanno un sapore particolare, ci sono giornate dove lo sport comunica valori che sono ancora più grandi ed è così per il secondo Memorial Filomena Cesaro, un grande evento ciclistico per ricordare chi nella vita ha sempre donato unione, forza e sorriso. Una gara che ha una location molto particolare, ritrovo, partenza e arrivo presso la Villa I Cesaroni a Bellona. Un territorio dalla storia antica, a un passo da Capua e da Santa Maria Capua Vetere, e a un passo da Caserta e alla sua reggia celebre in tutto il mondo. Un territorio dall'enogastronomia straordinaria. Bellona è infatti celebre per la mozzarella di bufala campana d'o e per la sua straordinaria pizza. Il ritrovo è un momento di festa e di incontro con i bambini delle società giovanili che si apprestano ad affrontare il primo chilometro di gara insieme ai grandi. E oggi è il secondo Memorial Filomena Cesaro di mia sorella, che è scomparsa 3 anni fa, e per il secondo anno la ricordiamo in una festa ciclistica, perché oggi è un Memorial importante dove so che tutti i partecipanti di questa gara vengono in primis con questo scopo. E noi dell'organizzazione, io in prima linea, ce la stiamo mettendo tutta per creare un ottimo evento e speriamo che vada tutto bene e che vinca il migliore. Due le partenze, entrambe valide come campionato regionale della Federazione Ciclistica Italiana. I primi al via sono gli over 40, che dovranno affrontare 6 giri su un percorso di 9,6 km per un totale di 57,6 km. È una lunga fuga a 4 a caratterizzare la prima gara di giornata. Troviamo all'attacco Marco Caliciotti della SD Falascazzama Anima Bike, Pasquale Santoro del World Cycling CPS Cavaliere, Francesco Greco del Calibre Sport Racing Team e Umberto Mirra dello Splinter Bike. L'andatura è molto elevata, oltre 44,3 km orari, ed è uno sprint a decidere l'esito della gara. Ed è Francesco Greco del Calibre Sport Racing Team ad imporsi davanti a Umberto Mirra, Pasquale Santoro, Marco Caliciotti. A seguire Antonio Apuzzo, Raffaele Luongo, Beniamino Desiderio, Emiliano Nicoletti, Marco De Filippo, Gianluca Melluso, Giampaolo De Crescenzo. Per quanto riguarda i campioni regionali, Francesco Greco è il campione degli M3, Giampaolo De Crescenzo degli M4, Umberto Mirra degli M5, Carlo Antonucci M6, Francesco Mercede M7, Luigi Giordano M8. E veniamo alla prova più attesa di giornata, quella degli Under 40, dove a disputarsi la vittoria saranno gli Elite Master, gli M1 e gli M2. 7 i giri da percorrere del percorso di 9,6 km per un totale di 67,2 km. Anche in questo caso è una fuga partita da lontano a caratterizzare la corsa. Escono allo scoperto Onofrio Monzillo del GS Murolo Costruzioni, Sergio Zauttini del Falascazzama Anima Bike e Andrea Rosolia del team CPS Cycling. I
I tre viaggiano di comune accordo con un vantaggio che si attesta sempre sul minuto nei confronti degli inseguitori in una giornata caratterizzata dal grandissimo caldo. E anche in questo caso è una volata a decidere la vittoria, con Sergio Zauttini del Falasca Zama Anima Bike a trionfare davanti a Andrea Rosolia, Onofrio Monzillo. Marco Sivo giunge quarto, quinto Federico Colone, sesto Vincenzo Pisani, settimo Massimiliano Del Prete, ottavo Carmine Nocera, nono Donato Junior Zacca, decimo Luigi Esposito Alaia. Campioni regionali sono Andrea Rosolia, Massimiliano Del Prete e Carmine Nocera. Per quanto riguarda i traguardi volanti, tra gli over 40 il vincitore è Francesco Greco, mentre tra gli under 40 è Sergio Zauttini. Mi tenevo a far bene anche l'anno scorso, avevo preparato questa gara, soltanto che al primo giro ho bucato e mi sono dovuto ritirare. Quest'anno ci ho riprovato, ho fatto un mese di sacrifici per arrivare qui in splendida forma, è andata bene. Sì, oggi abbiamo fatto un'ottima manifestazione dedicata al ciclismo amatoriale. Un ringraziamento va a tutti gli atleti che sono intervenuti a questa gara. Un ringraziamento va anche agli sponsor e a tutti quelli che hanno collaborato al secondo Memorial Filomena Cesare. Dunque, una grande festa dello sport, quella organizzata dalla famiglia Cesaro, per ricordare chi nella vita ha sempre donato unione, forza e sorriso. Abbiamo raccontato tante cicloturistiche, maratone, insomma, dove tanta gente si riunisce in questi eventi, ma siamo stati a Bassano del Grappa per il Monte Grappa by Night, che segue al Monte Grappa by Day con 10.000 iscritti. Qua ce n'erano 500, ma la bellezza di questo evento è l'abbraccio, il tema di questa giornata, l'abbracciarsi non virtualmente ma materialmente, come segno di fratellanza, come segno di vicinanza e come segno di rispetto per i luoghi che tra poco andiamo a raccontare. Certo, Bassano Monte Grappa vuol dire, insomma, tanta storia, vuol dire la guerra mondiale, vuol dire soldati, ragazzi, giovani, giovanissimi, che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà. Ma pensate, tra un passaggio e un altro, tra una pedalata e un'altra, tra un tornante e l'altro, i ricordi, i pensieri che possono muovere queste persone, questa brava gente che, senza far del male a nessuno, soltanto con la propria bicicletta, vogliono raggiungere la vetta sacra alla patria, il Monte Grappa. Insomma, siamo stati molto contenti di riprendere questa gara, anche perché si parte con un certo chiarore alle 8, alle 20 di sera, per poi arrivare invece a notte inoltrata, quindi i profumi della notte, soprattutto di questa montagna, sono veramente sublimi, ma soprattutto è bello anche il segreto che nasconde la sera e questi fari che illuminano così, quasi con occhio indiscreto, posti e figure particolari, insomma, ci hanno fatto emozionare. Siamo contenti e quindi noi diamo un plauso a questi organizzatori che ogni anno mettono in piedi questa manifestazione. Non è una manifestazione normale, questa è atipica, è una manifestazione particolare, ricorda la Grande Guerra, ma ricorda anche la volontà e la voglia di andare avanti, ricorda soprattutto che ci sono persone, c'è gente, e questo nel ciclismo ne sono veramente maestri, che non scordano per nulla. E giunse anche la sera, una sera con la S maiuscola. Maiuscola come l'organizzazione della Monte Grappa by Day, che ha saputo trasformare una pedalata non competitiva in un vero e proprio evento mondano. Una pedalata a tema, e il tema del Monte Grappa by Night 2017 ha il titolo L'abbraccio. Non solo un gesto virtuale, ma proprio un momento di semplice fratellanza che ha coinvolto tutti i 500 appassionati delle due ruote. Così come ci spiega il presidente Giovanni Todesco. Sei qua. Allora,
Io ho intervistato della gente che arrivano addirittura da Bologna, io fossi voi sarei soddisfatto di questa occasione, di questo evento. Ma siamo certamente soddisfatti, è meraviglioso essere qui in così tanti, lo spirito è quello giusto, perciò anche quest'anno siamo al top. Ecco, cosa ti senti di dire? 500, oramai siamo a 500 iscritti, la soglia massima che vi eravate predisposti. Eh sì, purtroppo abbiamo dei problemi logistici irremovibili e insuperabili su Cima Grappa, perché sapete che questa scalata si finisce con una grande festa a Rifugio Bassano. Il limite di capienza è quello e non possiamo fare di più, perciò ci dispiace per quelli che non hanno potuto iscriversi. Il tema di oggi qual è? È l'abbraccio, perché in questo clima dove tutti siamo contro tutti, oppure le amicizie sono solo virtuali con il telefonino, noi, a noi piace ancora il sudore in bicicletta e anche l'abbraccio fra le persone. Pronti per il brevetto, anzi, pronti per la scalata? Prontissime, prontissime. In quante siete? Da dove arrivate? Bologna. Da Bologna fin qua? Da Bologna fin qua. Ma come mai? Per fare questa avventura. Quindi sapevate di questa occasione? Certo, certo. Sapevamo di questa occasione, per la prima volta volevamo partecipare. E quindi andate a visitare il Grappa. Andiamo a visitare Grappa di notte anche. E noi ci vediamo il mercoledì su Canale Italia 84, così ci potrete guardare. E vi potrete guardare. Grazie, buona serata. Simone, Simone, cosa la fai con una ruota sola o con tutte e due? No, beh, questa sera cercherò di fare almeno fino a Campo Croce con una ruota. Poi sicuramente ci sarà poca luce e andrò su assieme ad altri ragazzi, altri amici, in compagnia. Io ricordo ancora il record dell'ora al velodromo Rino Mercante. Hai in pentola qualcosa? Beh, guarda, quella è stata sicuramente una delle più belle imprese che ho fatto nella mia, diciamo così, carriera sportiva. È stata veramente una grandissima emozione, poi te eri presente, grazie a te che l'ho fatta. E spero di ripetermi, magari, che ne so, magari fra qualche anno, magari nel velodromo di Bassano, perché no? Così facciamo qualcosa in maniera tale che, insomma, anche il ciclismo qui a Bassano specialmente, insomma, ne valga proprio la pena, insomma, e vediamo, insomma. Comunque in pentola ho ancora parecchie imprese e le svelerò pian piano strada facendo. Quando vuoi sei ospite in studio. E beh, insomma, questo casco cos'è? È un casco di frutta, da dove arrivi? No, noi siamo amici di Simone innanzitutto, veniamo dalla Val Sugana, dalle Vicoterme. Abbiamo invitato Simone un paio di volte con noi a pedalare sia alla Panarota che al Menador e io logicamente vado poco in bici, però quando c'è Simone ci sono. Spesso vado in ammiraglia a fargli le foto così e oggi volevo essere presente qua anche se ho poco allenamento e come si vede siamo all'inizio ma sono già la frutta. Beh, complimenti e viva Trentin! Viva Trentin e viva la fuga! Ciao!
questa serata calda di luglio il popolo delle due ruote si ritrova per poter scalare la vetta sacra alla patria, il Monte Grappa, una lunga ascesa che porta ai 1775 metri per trovare il fresco ineguagliabile piacere di poter affermare: ce l'ho fatta. Ci sono tutti, ma proprio tutti, gli amanti dello stare insieme e anche chi nella bicicletta ha saputo trovare nuove idee in movimento. Il Monte Grappa by night è magica, sarà perché si svolge in serata e tanti di questi ciclisti arrivano in cima anche dopo mezzanotte, sarà perché il buio dei tornanti illuminati dai fari delle biciclette creano disegni e immagini affascinanti. Aggiungiamo anche la magia del segreto che soltanto l'oscurità può farci sentire. Ascoltare le pedate nel silenzio assoluto e cercare di capire quali siano i pensieri dei ciclisti che pedalata e tornante dopo tornante si avvicinano al traguardo. Abbiamo già detto tante volte che lo sport della bicicletta è espressione di disciplina e anche sia una calzante metafora con la vita. Sì, la nostra vita fatta di pensieri, tribolazioni e anche di ricordi di come eravamo e di cosa facevamo in passato, di come il mondo si sia evoluto e come invece la bicicletta nelle sue varie declinazioni ed evoluzioni abbia mantenuto intatto il valore dell'uomo che deve pedalare come ieri, così anche oggi. Valore questo che testimonia anche i ricordi di coloro che qui sul Monte Grappa combatterono con eroismo. Era il 29 ottobre, la quarta armata, in concomitanza della grande battaglia offensiva del Piave, balza in avanti in tutti i settori, irrompe come una valanga sul nemico, ne travolge ogni residua resistenza. Alle ore 15 del 3 novembre, ora dell'armistizio, l'armata raggiunge la linea di Borgo in Valsugana, Fiera di Primiero e in Valcismon. La battaglia vinta, l'armata del Grappa ha ben assolto al compito che la patria aveva ad essa affidato. Questa è la nostra storia, fatta di eroi, alle volte dimenticati, migliaia di giovani uomini che su questo monte hanno perso la vita per donarci la nostra libertà. Credo che tanti di voi concorderanno che non sempre il pensiero che doniamo ai nostri caduti sia posto in maniera corretta e a vedere come sta andando il nostro paese, certo, non li farà felici. Però questa sera mi piace pensare che attraverso il segreto della notte e il dolce rumore delle pedalate dei cicloamatori sia il modo ideale per ricordarli, attraverso il battito del cuore che sotto sforzo ci fa sudare. Però questa sera mi piace pensare che attraverso il segreto della notte e il dolce rumore delle pedalate dei cicloamatori sia il modo ideale per ricordare i soldati della grande guerra, attraverso il battito del cuore che sotto sforzo ci fa sudare. Un richiamo alla fatica, alla tenacia. Io i soldati della grande guerra me li sono immaginati tutti lì, assiepati ai bordi dei tornanti, a incitare tutti i corridori e a dare una spinta a questo o a quel corridore, tutti lì festanti, tutti lì felici, tutti lì assiepati dove la salita si fa più cattiva, con le loro uniformi e con le loro baionette e con il sorriso dei ragazzi spensierati, quel sorriso spezzato dalla follia della guerra. Io questo l'ho vissuto, io questo l'ho sentito. Viva il Monte Grappa Bike Night, un modo insolito per farci di nuovo ricordare. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We'll live together in a photograph of time. Now look into your eyes and the seas open up to me.
tell you I love. Bene, siamo proprio in chiusura, amici di Scratch. Abbiamo chiuso questa ultimo con quest'ultimo servizio, doverosamente, proprio come segnale anche di rispetto per i nostri caduti, ma la vita va avanti la vita sportiva, che è l'unico gesto e l'unica risposta, crediamo, saggia e coerente per poter salvare, insomma, le sorti di questa Italia un po' arruffata. Noi vi diamo appuntamento settimana prossima con tante gare, saremo a Cismon de Grappa, ci sarà Boari, ci saranno i campionati italiani, insomma, tanta carne al fuoco. L'appuntamento è per settimana prossima, vedremo se troveremo ancora Lilenia Lazzaro. Lilenia, noi ti aspettiamo qua in studio. Buonasera a tutti, a settimana prossima.